la natura non è stata troppo generosa con la bellezza, il trucco ci viene in aiuto per valorizzare i pregi ma mascherare anche i difetti. Ma certe sostanze contenenti nei prodotti da trucco potrebbero crearvi delle dermatiti o anche delle allergie. Per evitare le allergie, l'unica cosa che possiamo fare è evitare i prodotti che contengono nickel, che contengono profumi, che contengono conservanti. Questo è un discorso bello ma teorico, perché il nickel è vero, ci sono dei prodotti nickel free, ma per quanto riguarda i profumi e tutto il resto praticamente sono ubiquitari. Quando la persona manifesta un'allergia se ne accorge, perché ha un arrossamento diffuso nella zona di solito del viso, le palpebre soprattutto, che diventano edematose, arrossate. Non è facile trovare la causa, perché senza fare i test allergici, le componenti del cosmetico ovviamente sono tantissime, non si riesce a capire di quel cosmetico che cos'è che dà l'allergia. Con le prove allergiche si riesce comunque a individuarlo, e una volta rimossa l'allergene si riesce a guarire, altrimenti con la cura, senza rimuovere l'allergene, non si ha la guarigione completa. Si addormenta l'allergia per poi avere una recidiva appena si sospende la terapia. Quindi per evitare le allergie l'unica cosa da fare è prendere dei prodotti cosmetici molto semplici, meglio se c'è scritto nickel free, meglio se non hanno molti conservanti, meglio se non sono profumati. Per preservare la pelle del viso bisogna quindi saper scegliere i prodotti più adatti, dopodiché seguire i consigli degli esperti del make-up e i loro trucchi del mestiere. Innanzitutto scegliere la crema base appositamente per la pelle di chi stiamo andando a truccare, quindi andando a trovare il genere di crema sia da giorno che sia più nutriente o così via, in modo tale da poter stendere meglio il fondotinta, che poi servirà anche come base per le correzioni che andremo a fare successivamente. Per quello che riguarda la zona del viso in generale, si effettueranno con delle ciprie, quindi le ciprie correttive appositamente, come ad esempio per stringere la zona della parete nasale, o così per andare a distanziare occhi o per andare a delineare meglio l'ovale del viso. Sempre per quello che riguarda le correzioni negli occhi, verranno fatte anche con l'aiuto, in questo caso, degli ombretti. Ci andremo ad aiutare con alcuni ombretti che possono essere perlati, più o meno addirittura opachi, in base appunto al lavoro che dobbiamo andare ad esercitare. A riguardo delle labbra, andiamo a fare una linea leggera, usando in questo caso un rossetto rosso, che non altera molto la forma delle labbra e la lascia appunto il più leggero possibile. A riguardo invece delle ciglia, un altro trucco di quelli che vengono usati proprio per dare più enfasi all'occhio, è una ciglia finta intera che è facile da usare, quindi la cliente ha un ulteriore trucco da usare. E alla fine completiamo il trucco con una cipria illuminante che, oltre a fissare, va a illuminare tutto il contesto del make-up. Trucchi del mestiere che ogni donna può imparare a fare.